Sport e divertimento tra natura ed enogastronomia. A Serungarin è tutto pronto per la pedalata ecologica La Perangelica, organizzata dalla SD I Mulistracchi, con il patrocinio del comune di Colli al Metauro e dell'associazione Centri Sportivi Italiani. La cicloturistica, nel pieno rispetto per l'ambiente, prevede due percorsi per accontentare tutti i livelli di preparazione dei biker che prenderanno parte alla manifestazione. Appuntamento anche quest'anno è da Serungarina, partiamo alle 8, abbiamo due giri. Il corto e il lungo. Il corto è un 23 km e 7,50 di dislivello, percorso un po' per tutti, per chi pratica mountain bike è alla mano, la portata di tutti, diciamo. Poi abbiamo il lungo da 35 km e un 1,350 di dislivello. Nel corto e nel lungo abbiamo due ristori. Il primo sarà su Alpereto di Cincini Fabio e il secondo a Pozzuolo, come gli altri anni. Al ritorno siamo sempre a Serungarina, abbiamo il pasta party alla fine con la Proloco e dopo si prosegue lì alla festa, che quest'anno è con la manifestazione della Proloco, quindi sarà una bella manifestazione per tutti, per bambini, giovani, grandi e piccini, e saremo lassù. Come è possibile iscriversi? L'iscrizione quest'anno sarà fatta tutta su al momento, per agevolare, fare insomma, per riuscire un po' meglio a fare l'iscrizione, facciamo tutto al momento su, sia per la pedalata e sia pedalata e pasta party finale. Lungo il percorso non mancherà il colpo d'occhio verso un paesaggio unico come quello delle colline di Serungarina. Allora, l'obiettivo della manifestazione, come ogni anno e fin dal primo anno, è quello della promozione del territorio e del prodotto tipico che è la Perangelica. Per quanto riguarda il territorio, attraversiamo le colline del comune di Serungarina, dell'ex municipalità di Serungarina, e riusciamo ad entrare anche all'interno dei pereti, appunto, degli agricoltori che coltivano la Perangelica, quindi riusciamo ad avere quest'unione tra territorio e prodotto tipico. Riusciremo anche a attraversare i borghi, che sono quelli di Bargni e di Pozzuolo, che sono due gioielli, e alla fine termineremo nel nostro borgo, che è quello di Serungarina.